Quello che voglio semplicemente dire è questo, allora, che ovviamente da tecnico non ho fatto una preparazione prevalentemente tecnica del regolamento, facendo che cosa? Facendo quello che è doveroso fare, cioè informarsi cosa hanno fatto tutti gli altri comuni, no? Quindi particolare periodo, no, nel cui si è cercato di evidenziare il regolamento di Fossano, un regolamento atipico rispetto agli altri, lo rimando immediatamente al mittente, no? Proprio perché qui vi do la possibilità a tutti voi di andarvi a vedere gli altri regolamenti, no? Vedrete che i comportamenti vietati, i comportamenti permessi, le modalità sono molto simili in tutti quanti i regolamenti di polizia urbana. Quindi, come vi ho portato ad esempio, no, per dire, già solo il regolamento di Cuneo, no, già prevede tutta una serie di divieti, no, perché ovviamente un regolamento cosa fa? Va ovviamente a disciplinare e a vietare determinate condotte. È di tutta evidenza che non può, cioè ne approva qualcuna e ne vieta qualcun altro, no? Quindi allora il codice della strada, che ha 500 articoli tra codice della strada e regolamento, che cosa dovrebbe dire? Ovvio che va a vietare in alcuni casi le norme di comportamento, il titolo sesto prevede quali sono le condotte vietate. Il nostro regolamento io penso che è stato un regolamento molto equilibrato e non ha, al di là di quello che si è cercato di evidenziare, delle atipicità particolari, come estrapolabile da tutti gli altri regolamenti che sono visibili su tutti i siti internet, no? Quindi i comportamenti vietati come la pratica dei giochi su strade, marciapiedi, su strade pubbliche, e la possibilità di sedersi o non sedersi sui gradini è presente in ogni dove, e sdraiarsi su prati è presente in ogni dove, ordinanze, magari non regolamenti ma ordinanze sindacali che vietano il consumo delle bevande, anche qua sono presenti in tutti i comuni delle sette sorelle. Quindi non capisco tutta questa enfatizzare il regolamento in sé, dopodiché per carità non si chiede a nessuno di condividerlo tecnicamente, no? Non ci mancherebbe altro, però da qui a dire che il regolamento di polizia urbana del comune di Fossano è un regolamento atipico rispetto agli altri delle stesse attività, lo rimando subito al mittente e ognuno di voi può facilmente verificarlo andando a vedersi i regolamenti degli altri.